live e sto riprendendo una moto, ma non è una moto normale. Perché non è una moto normale? Perché è una moto noleggiata. Noleggiata, ma dove? Che esperienza avete fatto con questa moto? Da Santa Monica a, quindi a Los Angeles fino qua. Spieghiamo bene, quindi da qui, allora, qui siamo in Florida, che sarebbe dalla parte. Volevamo fare un coast to coast, volevamo fare una parte della Route 66. Ok. E l'abbiamo fatta. La famosa Route 66. La famosa Route 66, tante canzoni. L'abbiamo fatta da appunto da Los Angeles fino a Oklahoma City. Da Oklahoma City l'abbiamo lasciata la Route 66 e abbiamo seguito, invece abbiamo fatto gli stati del Mississippi, la regione del Mississippi. Noi due. Io e la moglie. Siete sì, ancora sposati, cioè questa. Cioè, vivi dietro lo stesso. La moto vi ha unito, diciamo, no? In tutti i sensi. Quindi abbiamo fatto gli stati del Mississippi, quindi Tennessee, Mississippi, Louisiana, New Orleans, Memphis e questi qua. E poi siamo scesi giù, quindi sulla costa occidentale della Florida e abbiamo attraversato qua per le Everglades, siamo arrivati, andati anche West, anche perché se insomma, ci voleva un piccolo bonus, diretto bisognava fare fino a Key West, siamo tornati su, siamo gli ultimi due giorni a Miami per passare. Ok, adesso la domanda è di rito, quanti chilometri? Non mi parlare in miglia perché... Allora, le miglia sono 4.000, i chilometri sono 6.400, tondi. Quanto avrei speso di benzina per fare tutti questi chilometri? Avremmo speso 200-300 euro, pochissimo, veramente, perché costa pochissimo, costa... Da noi 3 dollari e mezzo al gallone, un gallone sono 3 e mezzo, mi sembra di ricordare, per cui viene a costare 80-90 centesimi al litro. Incredibile, quindi vedi, questo è un altro motivo in più per venire a fare un bel giro in moto in America. Le valigie, dove le avete messe le valigie? Le due valigie lì. Me le fai vedere un attimo, spiegami bene. Queste sono le vostre valigie. Avevamo questo cambio qui e un altro. Ah, due cambi. Quindi perché dire, arrivavamo in albergo, lavavamo quelle cose che ci servono per il giorno dopo e via. Ok, questo quindi è il trucco, perché come si fa? Che questa è la cosa interessante. Sì, anche perché poi ci volevano le cose della pioggia e quindi insomma... Poca roba. Quindi questi cos'è? Sono i peli dell'albergo, perché dopo andiamo in albergo in piscina. Abbiamo un po' di roba e ce l'abbiamo in albergo. Un saluto. Ciao Fiorello, io mi chiamo Fiorella. Ecco, vedi, niente è casuale. Allora, buon viaggio, eh? Grazie, ciao.